Ciao a tutte e a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Scusate per questa inquadratura un po' cupa che ci introduce direttamente in autunno, visto le temperature drasticamente scese, e del resto ci troviamo proprio a pennello per il video di oggi. Infatti, ormai l'estate è finita e bene o male, chi più chi meno è rientrato al lavoro. Mancano soltanto una categoria di lavoratori e gli studenti che presto ritorneranno dietro i banchi o nelle aule universitarie. E per questo il video di oggi è dedicato proprio a loro. Infatti farò un bellissimo Back to School book tag con cui spero ci divertiremo insieme ad associare ad ogni materia scolastica un determinato libro. Quindi prendete carta e penna e preparatevi a segnare le varie risposte che la sottoscritta qui presente darà. Partiamo alla grande con una delle mie materie preferite, che è l'italiano, e in questo caso il book tag dice così: qual è il tuo autore o stile narrativo preferito? Allora, per questo book tag ho scelto uno che mi piace tantissimo e che l'ho scoperto grazie al suo cult, che è Gomorra, ed è Roberto Saviano, che era qui in quarta di copertina. Io di suo ho letto ben due libri, appunto Gomorra e 000. Il suo stile, io mi sono follemente innamorata del suo stile perché è uno stile crudo e realistico, con il quale va a fotografare la realtà. In particolare in Gomorra va a creare un'istantanea della realtà della camorra napoletana in quel determinato periodo, mettendo anche a rischio la sua stessa vita. Ed è uno stile narrativo che a me piace particolarmente perché, appunto, oltre che essere un pugno nello stomaco i suoi libri, ti portano comunque a dover riflettere alcuni aspetti della società, soprattutto in 000. Io li ho letti entrambi e posso ovviamente confermare che si tratta comunque di uno stile narrativo molto asciutto e realistico, che per in qualche modo mi ricorda lo stile giornalistico, e per me, che sono cresciuta a Pane e Report, non poteva che piacermi uno stile del genere. Passiamo invece ora a un'altra materia che al liceo invece mi fece penare e mi fece essere un po' sulle montagne russe. Infatti sono andata da voti molto alti come 8 e mezzo fino a voti molto bassi come il 3 e mezzo. Sto parlando della matematica. E in questo caso il book tag prevede una domanda che dice così: qual è il libro che ti ha fatto venire più voglia di mollare tutto? In questo caso non ho un libro, ma un'intera saga composta da quattro libri, ed è quella dell'amica geniale. Se avete visto il video delle recensioni al vetriolo, sapete benissimo cos'è che è andato storto nella lettura di questo libro. Fatto sta che mi ha letteralmente fatto impazzire, perché ogni volta che pensavo che tra Elena Greco e la Fiorella Cerullo, diciamo, si fossero un po' calmate le acque, ecco che una delle due faceva qualcosa che metteva in discussione tutto il loro rapporto. Rapporto che, come ho definito nel video delle recensioni al vetriolo, per me è un'amicizia tossica. Mi dispiace per chi definisce queste due delle vere e proprie amiche e che ama la follia questa saga proprio perché esprime comunque un concetto di amicizia vero e non falsato e romanticizzato, però per me si tratta di un rapporto tossico. E ora invece veniamo a una delle materie che al liceo mi ha sempre affascinato particolarmente, ed è la scienza. Una materia che a me appunto ha sempre affascinato perché con il metodo scientifico ha permesso non solo a me, ma penso un po' a tutti, di andare comunque a mettere in discussione e di non accettare le cose così come sono. E per questa categoria il book tag prevede un libro. Qual è il libro che ti ha fatto pensare o mettere in discussione qualcosa? Per me il libro in questione è Tutto scorre di Vasily Grossman. Ho scelto questo libro semplicemente perché Grossman ci fa una bella riflessione su quello che è stato comunque il, diciamo,
la dittatura di Stalin e cosa ha comportato per i cittadini, in particolare tutto quello che è stato il metodo Gulag, che sapete benissimo, Un solo. lager, cioè non identifica un solo lager, ma tutto il sistema dei lager in cui erano rinchiusi gli oppositori politici. E Grossman, soprattutto sul finale, ci svela tra virgolette, un segreto, o per meglio dire, quello che secondo lui è il suo punto di vista, cioè che il comunismo, così come noi lo conosciamo oggi, quindi vale a dire quel sistema di oppressione che facendo leva sul lavoro e sulle masse ha poi comunque finito per diventare l'altra faccia del nazismo. E secondo Grossman, in realtà non è Stalin ad aver iniziato questo rapporto malato, ma è stato addirittura il fondatore dell'Unione Sovietica, cioè Lenin. E Lenin ha avuto, tra virgolette, gioco facile perché comunque si è posto nel solco di una purtroppo grande tradizione russa in cui queste personalità così violente hanno sempre avuto il dominio delle masse. E sicuramente è un punto di vista molto forte che ti fa capire comunque come effettivamente non può essere stato solo Stalin a dar vita al comunismo come dittatura. E ora veniamo invece a una materia, anzi due materie che sono state portanti nel mio percorso di studi, avendo fatto io poi il pedagogico, sono praticamente le mie materie. Infatti la categoria è Scienze Sociali barra Storia. E sono tra le materie che io ho sempre preferito, tant'è vero che io sono una di quelle che non solo legge saggi storici, come avete potuto notare, ma ho sempre comunque coltivato una vera e propria passione per la storia, guardando tutta una serie di documentari, soprattutto quelli del Novecento. In questo caso, però, il Buchtag ci chiede qual è il libro ambientato in un periodo storico diverso dal nostro. E per questo io ho Ciao, scelto Romanzo storico sui generis, che sicuramente è poco conosciuto, ed è Il tulipano nero di Alessandro Dumas, in questa orribile edizione di Mondo Libri, che mi era però capitata tra le mani durante uno scambio al buio, che però è stato uno scambio molto perché proficuo. Grazie a questo libro sono venuta a conoscenza della cosiddetta mania dei tulipani. Infatti, per chi non lo sapesse, questo romanzo storico di Dumas, un piccolino perché veramente sulle 400 pagine, quindi si legge pure abbastanza facilmente, è praticamente ambientato nell'Olanda della fine del XVII secolo, la cosiddetta età dell'oro olandese, ed è incentrato appunto, come dice il titolo, sulla coltivazione di un particolare tipo di tulipano che è il tulipano nero. In particolare, il protagonista Cornelius van de Beer, che praticamente nasce abbastanza ricco, praticamente decide alla morte dei genitori di investire i loro capitali nella coltivazione di tulipani. E diventa quindi ben presto un abile coltivatore di tulipani, talmente abile da scatenare la gelosia del suo vicino di casa, Isaac Boxtel. Così si arriva al momento in cui la città di Harlem, per celebrare appunto il monumento d'oro dei tulipani, decide di creare un premio, un concorso, pardon, in cui ai concorrenti si chiede di dare vita al tulipano nero, e in cambio riceveranno una cospicua somma di denaro. Quindi il nostro Cornelius decide di partecipare e cominciano le sue sperimentazioni fino a quando riesce a portare a termine questa sperimentazione. Il vicino di casa, che è invidioso, invece di praticamente impegnarsi e di vedere se riesce comunque con una sana competizione a portare via questo premio, decide invece di appropriarsi della creazione di Cornelius,
quell'inganno. Infatti, praticamente a causa del suo rapporto con i Vanderbilt, che erano, diciamo, i governatori dei Paesi Bassi, che vengono poi scalzati dallo stakeholder Guglielmo II d'Orange, praticamente, a causa di questo, insomma, a causa di questo legame, Isaac praticamente cosa fa? Denuncia Cornelius come traditore e quindi Cornelius viene imprigionato. Tuttavia, però, riesce a portare con sé i bulbi del tulipano nero e in prigione conosce la figlia del suo carceriere, Rosa, di cui si innamora e che lo aiuterà in questa impresa. Nonostante comunque i vari tentativi di appropriazione indebita da parte di Isaac, la storia si conclude con appunto Cornelius che riesce, grazie a Rosa, a dimostrare che è lui ad aver creato il tulipano nero, a vincere così non solo il premio in denaro, ma anche Rosa. Infatti, i due poi si sposano e, tra virgolette, vissero felici e contenti. Quello che però mi è piaciuto di più in questo romanzo, oltre all'aspetto storico di tutti gli intrighi di politica, è sicuramente la conoscenza appunto di questa bolla, della prima bolla speculativa dell'occidentale che riguarda appunto quello dei tulipani neri, dei tulipani, pardon. Ed è sicuramente un aspetto che io non avevo mai preso in considerazione. Lo consiglio? Sicuramente sì, soprattutto se amate quelle atmosfere tipo la ragazza con l'orecchino di perla. E ora invece passiamo alla materia che mi ha dato sempre del filo da torcere perché, diciamo, in un certo senso non è che mi sia mai piaciuta più di tanto ed è quella dell'arte. E il book tag prevede questa domanda: qual è il tuo libro illustrato preferito? Allora, io almeno attualmente non ho libri illustrati da proporvi. Sogno di cominciare a collezionarne qualcuno, soprattutto i Taschen che sono veramente costosissimi, e i Minalima, soprattutto quelli riguardanti le grandi favole. Quindi, per non bypassare completamente la domanda, vi mostro uno dei manga che ho letto, anzi, ho letto già ben due volte e che mi è entrato nel cuore ed è Le rose di Versailles. Ho scelto questo volume, in rosso, che tra l'altro è anche il quinto e ultimo volume, in cui praticamente ci sono delle bellissime tavole che fanno sognare tutti coloro che amano le storie d'amore. Infatti, abbiamo sì l'unica notte d'amore che trascorrono Oscar e André, ma abbiamo anche comunque il fortissimo legame che lega la regina Maria Antonietta al bel conte svedese Fersen e tutta la loro tragica storia d'amore che si concretizza nel bel mezzo del periodo rivoluzionario. E ve lo consiglio assolutamente di recuperare, anche perché, se non l'avete ancora capito, è uno dei miei manga preferiti, vi lascio qui la recensione e soprattutto vale sicuramente la pena leggerlo, innanzitutto perché non è un semplice manga shoujo, ma è un vero e proprio romanzo storico a fumetti. E poi perché le tavole sono veramente bellissime e i concetti e i valori espressi da questo manga sono veramente qualcosa di spettacolare. E ora vestiamo i panni dell'artista e travestiamoci da attori, salendo così nel palcoscenico, perché la sesta domanda prevede drama, quindi qualcosa che riguarda il teatro. E infatti la domanda che ci pone è: qual è il libro che vorresti vedere trasformato in film? Allora, sicuramente, forse l'avrò già detto in qualche altro video che adesso non ricordo, è sicuramente la saga della Traversa Specchi, di cui io vi mostro qui il primo libro perché mostrarveli tutti e quattro veramente sarebbe difficilissimo. Soprattutto mi piacerebbe vedere, soprattutto comunque l'aspetto della magia e soprattutto comunque il passaggio di.
degli specchi di Ofelia, nonché l'utilizzo degli artigli dei draghi. E soprattutto mi piacerebbe vedere come viene resa, diciamo, la corte di Farouk attraverso comunque una serie di costumi e di effetti speciali. Veramente, io mi immagino qualcosa di veramente incredibile. E se ce l'hanno fatta per il Grishaverse, non vedo il motivo per cui non possano farlo con questo della Dabo. Dopo tutte queste ore di scuola, sicuramente ci è venuto un certo languorino, quindi è arrivata l'ora della pausa pranzo. E quindi la domanda successiva è: qual è il piatto letterario che ti piacerebbe assaggiare? E a questo proposito, non posso che citarvi Donna Flor e i suoi due mariti, perché mentre io leggevo questo libro, dovete sapere, mi veniva, soprattutto quando Donna Flor cucinava, mi veniva una vera e propria voglia di assaggiare tutti i suoi piatti. Tanto è vero che praticamente so che Giorgio Amado, a proposito, ha scritto un libro, una sorta di spin-off, in cui parlava della cucina baiana che si vede all'interno di questo libro. E se non sbaglio, proprio all'inizio dovrebbe parlare di... Sì, parla di torta di puba e soprattutto di varie cucine baianese a base di burro chiarificato. Ora, immagino che sia una cucina bella, ricca e sostanziosa, come poteva essere quella cucinata dalla simpaticissima Donna Flor. Quindi spero prima o poi di riuscire magari a trovare la ricetta e, perché no, replicarla. Poi la domanda successiva è quella relativa al bus, sul bus. Cioè, mentre noi siamo in viaggio sul bus, cosa possiamo leggere per rilassarci? Ci chiede il book tag. Purtroppo io questa domanda non posso rispondere, non perché non posso rispondere in generale, quanto piuttosto perché io per rilassarmi non ho né un libro ben definito, o comunque una serie di libri, quindi un genere prettamente da rilassamento, né un autore che mi faccia rilassare, perché questa è una piccola confessione che vi faccio. Quando voglio rilassarmi, generalmente leggo delle fanfiction, è il mio guilty pleasure e serve a me fondamentalmente per staccare il cervello. E le leggo soprattutto la sera prima di andare a dormire. C'è chi si legge i saggi, chi legge qualcos'altro. Io ho praticamente, una volta che mi sono messa il mio bel pigiama, mi sono messa sotto le coperte, comincio a leggere le fanfiction. Quindi quello è la mia lettura da rilassamento. Concludiamo ora con un credito extra, cioè un consiglio che avete ricevuto e che vi ha fatto innamorare del libro che vi è stato consigliato. E a questo proposito non posso che citare Fiore di Neve e il ventaglio se del segreto di Lisa Si, che mi è stato fortemente consigliato da un'amica del forum degli Oscar, dicendomi che comunque mi sarebbe piaciuto, perché è una bellissima storia di un'amicizia tutta al femminile. Io, se sapete, l'ho letto l'anno scorso con il mio gruppo di lettura Attraverso le donne GDL. Vi metto qui comunque la recensione, anzi il video della live che avevo tenuto poi su Instagram, e posso dirvi che questo libro, onestamente, io l'ho comprato un po' dubbiosa, perché pensavo fosse uno di quei soliti libri tutto pieno di sentimentalismo che di solito io non leggo. E invece mi ha letteralmente stupita, e sicuramente in positivo, e mi ha fatto conoscere non solo una Cina che non immaginavo, quindi è stato il mio primo assaggio di letteratura cinese, anche se in realtà l'autrice non è propriamente cinese, e soprattutto mi ha permesso di scoprire una realtà femminile di cui io sinceramente non sospettavo, cioè di queste donne che avevano un loro linguaggio segreto con cui poter comunicare.
ed è qualcosa di veramente bellissimo. Quindi, se avete la possibilità, vi prego, recuperatelo perché non ve ne pentirete. Bene, questo era il mio Back to School Book Tag. Spero che questo video vi sia piaciuto e se è così lasciatemi un like di supporto così in modo tale da sapere che questa tipologia di video vi piace così come a me piace realizzarlo, nonostante debba smontare sempre la libreria. Scrivetemi nei commenti le vostre risposte a questo book tag. Spero ancora una volta di avervi dato qualche nuovo spunto di lettura. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale e di attivare la campanella così che non vi possiate perdere i miei prossimi video. Io vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!